Devo dire che in questi giorni ne hanno dette e scritte di tutti i colori. Io ho taciuto perché so, e questo mi avevano insegnato le suore al catechismo, che alla fine la verità vince. E quindi dicano, scrivano, insultino, minaccino. Non so se si può ancora dire che ho fatto il catechismo dalle suore o se qualcuno si arrabbia, anche perché ormai no, non si sa più che cosa si può dire o non si può dire. Però sto vivendo giornate incredibili, non solo alle feste della Lega, Paolo, perché è chiaro che qua quando arrivi ad Alzano Lombardo, piuttosto che ieri sera a Pinzolo in Trentino o ieri l'altro a Conselve nel Padovano, è chiaro che chi viene a una serata, a una festa politica, ha già un orientamento. Però quando vado a comprare il pane, quando vado in farmacia, quando vado in edicola, quando passo davanti a una bottega, la gente non è quella dei giornaloni o dei telegiornaloni, è quella che mi dice: Salvini, tenete duro perché ci siete solo voi. Salvini, tenete duro perché ci siete solo voi. E quindi è mio dovere tenere duro. E vi prometto che non mollerò mai, mai, mai. E la seconda promessa che vi faccio è che andiamo a vincere. Potrà essere fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno. Possono al massimo ritardare la loro scomparsa. Sono come quelli che sanno che la storia li sta sconfiggendo, perché sono dalla parte del torto, sanno che il popolo fuori dal palazzo ha fame e allora arriva il loro servetto da Berlino, da Bruxelles o da Parigi a dire a questi qua: il popolo ha fame, e loro rispondono: dategli delle brioche, ma i conti col popolo li fai. E io sto leggendo, non so come andrà a finire, Paolo, perché in qualunque paese normale sarebbe già stata fissata la data delle elezioni, in qualunque paese normale. È vero che in un paese normale il presidente del Consiglio non va a braccetto della Merkel chiedendo consiglio su cosa fare in Italia. E nota a margine, oggi, poi no, domani probabilmente sui giornali italiani ci saranno 3 righe a pagina 22. Oggi c'erano le elezioni regionali in Germania, in tante regioni tedesche. L'unico partito che non ha aumentato, ma ha raddoppiato e in alcuni casi triplicato i voti è il partito tedesco alleato della Lega. L'unico. Quindi la cosa incredibile è che la Merkel perde le elezioni a casa sua, ma prova a mettere in piedi i governi in casa nostra. È una cosa inaccettabile. Il PD non è un partito italiano, ma è un partito tedesco. Si presenti alle elezioni in Germania, non alle elezioni in Italia. È un partito al servizio della Merkel, di Macron e della grande finanza. Infatti, e poi ti rilascio il microfono, una cosa oggi hanno detto: la prima cosa che andranno a cancellare dopo aver riaperto i porti è quota 100, perché bisogna tornare alla legge Fornero. Se vogliono tornare alla legge Fornero, dovranno passare sul mio corpo prima di tornare alla legge Fornero. È quello che vi posso garantire. Non è un'alleanza sui programmi, sulle cose da fare. Questi si stanno scannando solo per dividersi le poltrone. Punto. Questo è chiaro ed evidente. E ha ragione Paolo, quando ci sono poltrone da suddividere, è chiaro che l'accordo, se dovessi scommettere, alla fine lo trovano. Ed è quello che mi rende orgoglioso di essere diverso, perché quando io dico mai col PD e con la sinistra,
mantengo la parola e mai andremo col PD e con la sinistra. Punto. Non possono offrirmene 33 di ministeri, 68 di ministeri, ma se quello è il partito di Mafia Capitale, di Bibbiano, di Montepaschi, di Banca Etruria, io con quella gente non voglio avere niente a che fare. Mai, mai. E mi auguro che ci sia un sussulto di dignità e di orgoglio da qualcuno che era entrato in Parlamento per combattere la casta e poi rischia di governare insieme alla casta per salvare la sua poltrona. Questo è quello. Noi puntiamo sui sindaci, Paolo. Abbiamo, anzi, ce ne sono tanti. Fate un applauso ai sindaci che veramente fanno un lavoro incredibile. Da Alzano Lombardo a Civitavecchia alla profonda Sicilia. Fanno veramente. Abbiamo ormai migliaia di sindaci, assessori comunali, consiglieri regionali. Governiamo, pensate a quello che abbiamo fatto in questi pochi anni. Governiamo a stasera Bolzano, Trento, Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Molise, Basilicata, e le prossime che andiamo a vincere mandando a casa la sinistra sono l'Umbria, l'Emilia Romagna, la Calabria, la Toscana, le Marche, la Puglia. Almeno lì non possono rubarcele le elezioni, almeno lì. E quindi si riparte dalla vita reale, come dicevi tu, dagli asili nido, dal lavoro, dalla flat tax. Questo governo è saltato non solo per i tanti no, per i litigi, perché ci avevano detto chiaramente che non ci avrebbero mai fatto ridurre le tasse alle famiglie e agli imprenditori italiani, ed è l'unica emergenza in questo paese. Ridurre le tasse a chi lavora e a chi crea lavoro, alle famiglie, ai pensionati, agli artigiani, agli imprenditori. È l'unica cosa da fare. Guarda caso la sinistra ha già detto flat tax no, quota 100 no. Oggi il segretario del PD Zingaretti ha detto che bisogna cambiare completamente politiche sull'immigrazione, e guarda caso sono ancora ministro in carica in questo momento, mi arrivano i bollettini tutti i giorni. Sarà un caso, poche settimane fa c'erano 0 navi delle ONG nel Mediterraneo, a stasera ci sono 9 navi delle ONG nel Mediterraneo. Secondo voi è per solidarietà e carità cristiana o è perché vogliono tornare a far quattrini, a guadagnare quattrini? Ascolta. E quindi noi faremo opposizione nei comuni, nelle regioni e, perché no, nelle piazze. Chi ha paura del popolo? Se uno lavora bene non deve. E attenzione, le nostre piazze non sono quelle del Pacipaciano, dei centri sociali coi passamontagna e le battonate contro i poliziotti e i carabinieri, perché quando va in piazza la Lega, poliziotti e carabinieri sono tranquilli e sorridono insieme a noi. Questa è la grande differenza. E quindi vi aspetto il 15 settembre a Pontida e il 19 ottobre a Roma. Aspetto l'Italia per bene in piazza. Noi sono sempre per allargare, per crescere. Non possiamo riproporre nel 2019 le ricette del 1994, evidentemente. È passato del tempo, è cambiato il mondo, anche perché molto di quello che conta accade in Europa. E in Europa, io lo ricordo, perché purtroppo questo governo che stanno tentando di far nascere non sta nascendo a Roma, a Bergamo, a Catania o a Treviso. Questo governo, se nasce, nasce a Berlino, a Parigi e a Bruxelles. E quindi bisogna stare molto attenti a quello che accade a Berlino, a Parigi e a Bruxelles. E lì purtroppo la nuova Commissione europea è nata con i voti del PD, dei 5 Stelle e di Forza Italia.
Quindi è chiaro che non puoi fare una cosa a Bruxelles e una cosa a Bergamo. Detto questo, in Lombardia governiamo bene? Sì. In Veneto governiamo bene? Sì. In tante altre regioni governiamo bene. L'obiettivo è di allargare e coinvolgere. Però chi governa con la Lega deve capire che governa con la Lega e non può governare con la Lega il lunedì e pensare di andare col PD il martedì. Se governi con la Lega, governi con la Lega. Punto. Chiaro. Quindi non dico di no a nessuno. Basta che tutti abbiano le idee chiare. Dicono la Meloni. Ragazzi, prima fateci dare la data delle elezioni e poi parleremo delle elezioni. Prima facciamo in modo che l'Italia sia una democrazia normale, dove se salta un governo e non c'è una maggioranza, perché il presidente Mattarella mi disse, disse a tutti gli italiani, io do il via a un nuovo governo, se ha un programma chiaro, idee chiare, una solida maggioranza e una consistenza nel paese. Ma voi, ma andate domani per strada, a caso, l'ho detto ai giornalisti, senza fare analisi sociologiche, sondaggi, domani voi fermate 10 persone a caso e gli chiedete, ma voi lo volete un governo PD 5 Stelle? Trovatemene uno che dice di sì, ma neanche gli elettori del PD e dei 5 Stelle, ma neanche... Sapete chi sono gli unici che votano per questo governo? Le centinaia di parlamentari che altrimenti tornano a casa e tornano a lavorare. Punto. Io non riesco fino in fondo e convintamente a rinnegare quello che ho fatto per 14 mesi e a parlare male di persone con cui ho lavorato per 14 mesi. Nel senso che se io governavo con uno fino a un mese fa e ci ho governato per 14 mesi, poi uno può cambiare idea, ma è come nelle coppie, è come fra marito e moglie. Se stai con tuo marito o con tua moglie per tanti anni, poi è chiaro che le cose possono cambiare, puoi litigare, però non è che la persona che amavi fino alla settimana prima d'improvviso diventi il peggior delinquente, razzista, fascista, nazista, pericoloso, incosciente, sovversivo e quant'altro. Quindi io non riesco ad avere questo cambiamento d'animo e d'abito ogni quarto d'ora e ribadisco che sono contento di quello che abbiamo fatto e se tornassi al 1° giugno dell'anno scorso rifarei questo governo perché questo governo delle cose buone per gli italiani le ha fatte. Quindi non riesco a rimangiarmi tutto per cambiare la cadrega e ritenevo e ritengo che Luigi Di Maio sia una persona onesta e corretta. Se devo dire che per quanto riguarda l'avvocato del popolo ha fatto molto in fretta a trasformarsi da avvocato del popolo a avvocato della Merkel. Ci ha messo 15 giorni. E la dichiarazione più grave, secondo me, ed è una dichiarazione grave politicamente, e poi io ritengo che di politica si debba occupare la politica e non la magistratura. Però è una dichiarazione che secondo me in qualunque democrazia al mondo avrebbe suscitato scandalo, invece in Italia è sembrata una roba normale, quello che ancora il commissario europeo al bilancio, il tedesco Oettinger, quello che fino al mese scorso ci faceva i conti in tasca, le pulci, non puoi spendere, non puoi fare, devi tagliare, avete il deficit, avete il debito, siete brutti, puzzolenti, cattivi, settimana scorsa ha fatto una dichiarazione, secondo me, di una gravità incredibile e ha detto se nasce dovremo ricompensare il governo Conte. Ricompensare! Ma se le parole hanno un senso, io la ricompensa
te la do in cambio di qualcosa. In cambio di cosa dovrebbe arrivare da Bruxelles questa ricompensa? Non voglio saperlo, però sicuramente l'avvocato del popolo ha smesso. Peraltro oggi, questi veramente non hanno dignità, perché oggi ha detto tranquillamente che lui non è dei 5 Stelle. Non è... No! Oggi ha detto tranquillamente, ma pensate alla faccia di Tolla. Non è... Non sono militante dei 5 Stelle, non vado ai vertici dei 5 Stelle, anzi, votavo a sinistra. Quindi abbiamo avuto, senza saperlo, un presidente del Consiglio di sinistra per un anno e io non provo imbarazzo per quelli del PD che se vedono una poltrona fanno la maratona a piedi nudi. Provo imbarazzo per i 5 Stelle che vanno a votare un monocolore del Partito Democratico, col presidente del Consiglio del Partito Democratico e con mezzo governo del Partito Democratico. Ecco, possono offrirmi la presidenza del mondo, ma io al governo con Renzi non ci vado neanche se mi pagano. Questo è. Sai cosa gliene frega questi del popolo, delle fabbriche, dei precari, delle donne silenti, campacavallo? Però probabilmente hanno fatto i conti, leggevo anche degli articoli in cui lo dicono chiaramente, ma la Boschi l'ha detto chiaramente, i 5 Stelle sono incompetenti, però pur di fare un dispetto a Salvini governo con chiunque. Cioè è come, ma pensate, se qua ci sono sicuramente degli imprenditori, degli artigiani, dei liberi professionisti, come se uno si portasse in studio un'azienda, un socio che ritiene un perfetto cretino, ma pur di far dispetto al concorrente dà la metà delle sue azioni al socio cretino che sa che gli farà fallire l'azienda. Poi mi dicono che fanno questo per il bene dell'Italia, per il benessere dell'Italia, però hanno sbagliato i loro conti se pensavano di trovare nella Lega, nel popolo italiano e nel segretario della Lega qualcuno pronto a deprimersi e a farsi da parte. Io comunque vada, lavorerò un'ora in più rispetto a quello che ho fatto nell'ultimo anno. Girerò una città in più, una fabbrica in più, un ospedale in più. Proprio hanno trovato quello sbagliato. Venerdì sarò in Umbria, a San Gemini, in provincia di Terni. Sabato sarò a Domodossola, in Piemonte. Domenica sarò in Emilia-Romagna. Certo, fare il ministro per me è stato ed è ancora, perché lo sono ancora, l'emozione e l'onore più grande del mondo. Perché devo dire che al di là dei risultati concreti, la riduzione degli sbarchi, la lotta alla mafia, il sequestro di droga, la chiusura dei mega centri di immigrati in giro per tutta Italia, la gioia mi è arrivata dal fatto che in molti mi hanno detto: ci hai ridato l'orgoglio di essere italiani e cittadini di un paese libero, che per me è la vittoria più grande. E ti posso dire che quando venerdì ho salutato al Ministero dell'Interno tanti, quelli che c'erano, dipendenti, segretari, impiegati, prefetti, capo della polizia, il capo dei vigili del fuoco, questori, e c'era una marea di gente e c'era qualcuno che piangeva, io gli ho detto no, perché sicuramente mi fa piacere umanamente, perché in tanti mi hanno detto, oltre ai risultati portati a casa dal lavoro, c'è anche il modo di porsi nei confronti del prossimo, e se prima c'era qualche ministro che solo per il fatto di essere ministro camminava a 3 metri da terra e non salutava nessuno, io ho voluto mantenere i piedi ben saldi per terra e ritenermi un lavoratore fra i lavoratori, non un genio della lampada. Ma a tutti, Paolo, a tutti, e l'ho detto anche stasera al questore di Bergamo, l'ho detto ai tanti prefetti
ai tanti comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco che mi hanno chiamato, comandanti dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Finanza, della Penitenziaria, ho detto: state tranquilli perché non è un addio, ci rivediamo fra poco, perché io, il ministro degli italiani, torno a farlo fra pochissimo. Quindi su questo non c'è dubbio alcuno. E quindi anche qua non è la sera dei rimpianti, ma è la sera del futuro. Noi adesso stiamo preparando un futuro migliore per il nostro paese e i nostri figli. Ne sono assolutamente convinto. Possono tirare a campare qualche mese, ma alla fine vinciamo noi. Ne sono sicuro. Ne sono sicuro. I giornali hanno parlato di questa iniziativa di Fabbri, che oltre ad essere un militante è anche un tuo amico, che ha comprato i crocifissi per ogni scuola e ha spiegato: così tutelo l'identità. Che ne pensi? Ma che è un esempio della Lega che guarda avanti. Alan Fabbri, che è un ragazzo che conosco da anni e anni, con cui abbiamo fatto banchetti, attaccato manifesti, con cui abbiamo preso le sassate dei centri sociali, perché loro sono democratici, adesso, da pochi mesi, dopo 50 anni di governo di sinistra, è sindaco di Ferrara, è sindaco di una città nel cuore dell'Emilia. E ha comprato 350 crocifissi, perché al di là del credere in Dio o non credere in Dio, questa è una scelta personale, la fede è una scelta personale, uno può essere cattolico, buddista, ateo, valdese, protestante, quello che si vuole, però togliere un crocifisso da una scuola, da un ufficio pubblico, da un ospedale, significa cancellare la nostra cultura e la nostra identità. È un attentato alla nostra cultura e alla nostra identità. E quindi ringrazio i sindaci della Lega che si fanno carico anche di questa battaglia. E lo dico perché io in tasca porto sempre qualcosa che mi viene donato, anche ieri sera mi è stato donato, me lo tengo in tasca. Se no domani salta su qualcuno, me lo tengo qua. E le preghiere e il rosario me le recito per conto mio, però, e sono felice del sostegno quotidiano nei fatti e nelle preghiere di migliaia di donne e uomini di chiesa. Di migliaia di donne e uomini di chiesa, ma la chiesa povera, non quella che fa i soldi, la chiesa povera delle parrocchie, del volontariato, delle missioni in Africa, non dei palazzoni con gli arredamenti in oro e in marmo, della chiesa del territorio. E quindi, ma poi figurati, è un momento storico particolare, sono un peccatore, sono un divorziato, dico le parolacce, dico... sono milanista, ce le ho tutte proprio, e figurati se sono io baluardo di qualcosa, però io sono convinto che dietro l'immigrazione di massa non ci sia solo un discorso di guadagno economico, ma ci sia anche un discorso organizzato e pianificato di cancellazione della nostra identità, di cancellazione del nostro modo di vivere, di pregare, di lavorare, di studiare e di amare. E io non lo permetterò mai. Punto. Il burka te lo tieni a casa tua, non in Italia. Punto. E la donna va rispettata. Voglio vedere qualche pseudo uomo di chiesa che mi ha rotto le scatole per settimane per il rosario, quando qualcuno magari al governo andasse a provare il suicidio di Stato o l'utero in affitto come leggi di questo paese. Voglio vedere come...
però saremo in piazza anche per loro, perché San Matteo diceva, e lo uso solo per omonimia perché io sono, non sono degno neanche di pulire l'unghia dei piedi, però diceva: amate i vostri nemici. E quindi non ho odio da perdere per certa gente, li amiamo e lavoriamo anche per loro, perché se non loro, i loro figli ci ringrazieranno per l'Italia migliore che gli abbiamo lasciato. E quindi non perdiamo tempo a odiare, non ne vale la pena. Continuo a confidare nel fatto che al di là dei riti di palazzo ci sia qualcuno che ha voglia di ascoltare la volontà del popolo italiano. E continuo ad avere fiducia in questo, perché un conto è la legge scritta. C'è una canzone di De Gregori, Il bandito e il campione, che parla di ciclismo. E a proposito di ciclismo, ricordiamo un grande ciclista che sta correndo in cielo in questo momento da questa terra. E con lui mi permetto di ricordare le tante donne, gli tanti uomini della Lega che hanno combattuto per noi per 30 anni, adesso ci stanno seguendo da lassù e ci stanno accompagnando e ci stanno illuminando e dando forza. Però questa canzone diceva di questo ciclista bandito: cercavi giustizia ma trovasti la legge. Perché uno può pensare che siano sinonimi o siano parole che si possono sovrapporre. Cercavi giustizia ma trovasti la legge, perché la giustizia, se ci fate caso, è la massima probabilmente aspirazione, che è terrena ma non è solo terrena. La legge invece viene applicata, interpretata dagli uomini a seconda delle convenienze. In questo caso io penso che questa canzone rappresenti benissimo il momento. Qualcuno deve scegliere fra la giustizia e la legge. Però il problema della legge è che con i nemici la applichi e con gli amici la interpreti, a seconda delle convenienze. Io penso che in qualunque paese al mondo, in una situazione come questa, l'unica soluzione sarebbe dare il voto e la parola al popolo italiano. Questa sarebbe la giustizia, con la G maiuscola. Se qualcuno farà altre scelte, noi siamo pronti a fare anche un percorso paziente, un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, basta che non facciano troppi danni nel frattempo, perché se chiude un'azienda domani, prima di riaprirlo, o se chiude una scuola, o se chiude un ospedale, o se non nasce un bambino, perché per qualcuno il fatto che i bambini nascano o non nascano non fa differenza, e poi possono nascere anche se non c'è la mamma o il papà, o possono essere costruiti in provetta. No, un paese normale difende chi non si può difendere e difende il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà. Qualcosa che farò, Paolo, perché qualcosa che mi è mancato in questi 14 mesi, mi è mancato anche in quest'estate, cercherò di restituire, egoisticamente parlando, qualche ora di papà. Ai miei figli. Fai bene.
Cari amiche e cari amici, ecco, preferisco chiudere su questa immagine di papà Salvini che piange, papà Matteo che piange. E in tutto questo discorso mi ha molto colpito quando ha detto la cosa di cui vado più fiero è di aver restituito l'orgoglio agli italiani, e questo si può essere a favore o contro Salvini, ma questo è riuscito a farlo veramente. Adesso non so se poi il Partito Democratico in alleanza con i 5 Stelle devasterà anche questo, ma questa vampata di orgoglio italiano e di patriottismo che abbiamo avuto proprio grazie a Salvini, indipendentemente come, relativamente al nostro futuro, non ce la leverà nessuno. Bene, cari amiche e cari amici, un bel pollice su e ricordatevi, per un'informazione alternativa, sempre incollati al decimo toro.